Sembrerebbe una giornata uggiosa, di quelle che non sai davvero che musica utilizzare come sottofondo, ma qualcuno ci ha pensato e così nella zona industriale di Castelnuovo la musica è quella dei motori di Promo Service, dei motori di KMS. L'occasione è stata quella di una prova pratica del corso per navigatori, ma l'occasione è stata anche quella di portare a far vivere una giornata speciale ai ragazzi speciali del centro L'Accordo di Subiano. Sono arrivati in 8 e tutti 8 hanno provato l'ebbrezza di sedere accanto al pilota e di essere forse loro proprio il navigatore per un giorno. Guarda, è una cosa emozionante questa, è qualcosa che ti colpisce al cuore. Quindi diciamo una domenica per voi? Ma per noi è una domenica diversa da tutte quelle altre. Penso che aver fatto qualcosa di speciale, fa veramente piacere questa cosa qui. Si fa volentieri, si è fatto volentieri con l'anima e col cuore. Grazie di tutto, grazie a voi. Grazie a loro che naturalmente poi hanno coinvolto tutti questi ragazzi. Vieni qua anche te, Ruggeri, vieni tutti insieme perché qui c'è un pezzettino del gruppo che ha così ha avuto questo contatto con i ragazzi rallisti e quindi in questo caso avete dato un'opportunità bellissima ai ragazzi che sono naturalmente così ragazzi speciali in questo caso, ma sono diventati speciali perché hanno una macchina speciale in questo caso ed è una macchina che non va piano, è una macchina che corre. È stata un'esperienza bellissima, penso, anche per i nostri ragazzi, perché non capita tutti i giorni di fare questo tipo di esperienze. Sono stati accolti molto bene dal gruppo e penso che sia una domenica che se la ricorderanno a lungo. Parliamo con il centro L'Accordo, giusto? Sì, sì, i nostri ragazzi del centro L'Accordo. Io spero che tornino a casa con una giornata diversa, insomma. Erano tutti felicissimi di partecipare a questa cosa. Senti, quanti ragazzi hanno preso parte a questo progetto? Oggi sono venuti in 8, tutti molto entusiasti di questa, senza paure, anzi ci hanno sorpreso perché hanno preso la cosa proprio, loro diciamo è un bel gruppo che non ha paura di niente e si butta, si lancia e oggi ci hanno dimostrato per l'ennesima volta che hanno una marcia in più, come queste macchine del resto. La cosa è bellissima, ma li avete preparati questi ragazzi? Cioè, oppure invece... Sì, comunque noi quando arrivano queste uscite, queste attività da fare, ci confrontiamo sempre con i ragazzi per vedere se insomma a loro interesse e loro si sono dimostrati subito entusiasti, hanno detto sì abbiamo voglia, vogliamo farlo e quindi siamo venuti, è stato bellissimo. Finalmente non avete usato il pulmino dell'unità, alzi! È tutta un'altra auto questa! È vero, sì, tutto un altro moto, tutto un altro andare, sì. Credo che sia importante perché il centro L'Accordo è un insieme anche di ragazzi, di famiglie e di operatori. Allora questo per dire comunque che siete un gruppo che lavora tenacemente giorno per giorno per dare la possibilità a questi ragazzi di vivere una vita come tutti gli altri perché se lo meritano. Certo, quella è la cosa più importante, che siano integrati soprattutto nel loro territorio, che non rimangano all'interno del centro e basta, insomma, la cosa che ci teniamo di più. Senti, ma le famiglie come rispondono? Ma abbastanza bene, perché poi quando ci sono queste iniziative li mandano volentieri, chi non viene ci sono dei validi motivi, quindi abbastanza bene, insomma. Soprattutto credo che servano a integrarli non soltanto nel fattore sportivo eccetera, ma nel loro paese, questo credo che sia importante, cioè che ci sia un'apertura totale, no? Certo, sì, è importantissimo questo, infatti la maggior parte insomma, delle nostre attività sono volte proprio a questo. Guardate quanto stanno andando, veramente non hanno paura di niente, quella è la macchina dove c'è Andrea tra l'altro. Sì, no, ma mi fa proprio piacere vedere i loro volti belli, sorridenti. Sarei curiosa, ma tu ci saresti salita? Ah, io sì, forse le mie colleghe no. Un'esperienza giusta? Sì, giusta, bella, perché penso si siano divertiti anche loro. Però ecco, un'esperienza molto bella questa. Io l'ho già fatta a Vallata Aretina, avevo un ragazzo celebulese in macchina e con loro, con Massimo Piero, la KMS, si è deciso di fare questa cosa. Una giornata per questi ragazzi, per dargli un po' di soddisfazione anche a loro.
E quindi naturalmente far vedere come un paese comunque sempre unito e come sente. Grazie al Comune di Subiano che ci ha dato la mano, a voi che siete venuti. Qua abbiamo chi? Massimo Celli. Allora, il gialli della situazione, carissimo Massimo, subianese insieme anche a questi altri colleghi. Sì, lo stesso, sì, sì, sì. Credo che sia bello, no? Ci accomuna tanto questa passione e abbiamo trovato il modo, insomma, di coinvolgere anche i ragazzi. È già diverso tempo che proviamo a farlo, purtroppo un po' per logistica, un po' per altri problemi non ci era mai capitato. Mi dispiace per la giornata, guarda, preferito magari fosse bel tempo fino all'ultimo, però noi ci siamo divertiti, spero anche loro. Questo credo che sia una cosa bella, no, Pierluigi? Sì, è importantissimo secondo me una giornata, unire lo sport a queste persone, qualunque sia il posto, qualsiasi cosa, secondo me è molto molto importante questo. L'occasione, colgo l'invito di dire, qualora volessero venire, sono sempre i benvenuti. A noi ci fa piacere che i ragazzi in qualche modo si avvicinino a queste cose qui, perché lo sport, questo tipo di sport, a noi ci appassiona tantissimo. Allora, qui abbiamo naturalmente Paperini, che può rappresentare molto bene lo sport. Lui è in gamba, forse rappresenta più Carretti, ma noi l'accettiamo uguale, che sono senza ruote mani, dai, sempre... ma senza motore quelli, va veloci anche quelli. Stiamo parlando naturalmente perché a Catenaia, da dove viene il nostro Paperini, c'è sempre la corsa dei Carretti. Ma al di là di quello, vorrei dire anche come comune credo che sia stato importante, una dimostrazione di essere vicino al centro l'accordo, di essere vicino a questi ragazzi che sono i ragazzi speciali. Sì, abbiamo fatto come abbiamo fatto la richiesta, l'amministrazione comunale è stata subito, non ha esitato a dare nessuno, insomma, a fare nessuna. Il comune nel suo piccolo ha dato questa piccola mano, poi dopo questi ragazzi qua sono veramente eccezionali. Loro che hanno organizzato e tutta la gente che ha partecipato, tutto. Io credo che sia importante però parlare anche di questo gruppo da un punto di vista sportivo. Allora, chi siete? KMS Motorsport. È rimasta così la scuderia e è quella che bene o male ormai ci distingue già da tanto tempo. Diciamo, abbiamo iniziato due amici con tantissima passione, volontà, voglia di fare, abbiamo iniziato da una macchina poi un'altra, abbiamo costruito piano piano questa cosa qua. Niente, partecipiamo a gare più che altro in Toscana, diciamo, più che altro Toscana, e abbiamo la sede in località ora Cadibuffa e niente, cerchiamo finché possiamo, che c'è passione, che c'è, cerchiamo di costruire ancora fino che è possibile. Però questo significa che quando voi avete finito di lavorare si comincia una passione, quindi qualunque ora è, va bene, no? Ah sì, devo dire che ultimamente sta prendendo molto più quasi come lavoro e come passione, perché abbiamo veramente messo su tante auto e in questo momento abbiamo 7 macchine da rally, più gestiamo alcune macchine dei clienti, chiaramente ci siamo avvicinati a un settore che è quello storico, che sembrava lì per lì magari non creare interesse, invece ne sta creando molto più di quello che si pensava, e c'è un ritorno anzi notevole a quello tipo di macchine. Noi partecipiamo a gare in Toscana, gare in campionato italiano, gestiamo auto di clienti per cui che fanno gare nel campionato italiano o in Coppa Italia. Non voglio cimentarmi in premiazioni o quello che sia, no? Diciamo che ci siamo levati le nostre soddisfazioni ben più di una volta. E ripeto, io lancio come sempre, lancio un grido a tutti, siano tutti benvenuti coloro che volessero fare un giro, provare qualcosa, sentire veramente un attimino come funziona qua. Sono liberi di farlo e venire in qualsiasi momento. Siamo ben accetti di veramente riceverli. È una passione che nasce proprio dal cuore, ti ho visto forse insomma venire su con questa passione. E una cosa particolare, ho visto che poi il settore storico, ho visto per esempio a parte la 500 classica ma anche la Mini Minor, poi non so se ce ne sono anche altre, ma in realtà è un settore che prima era soltanto per raduni, questo quindi è un gruppo che potrebbe avvicinarsi, no? Solo, ci dà modo di pensare, credetemi, più che mai, perché questo è uno sport che non ha età. Perché quello storico, sia che la faccio in giovani, sia che la faccio persone magari non più giovani, che in realtà sono giovani lo stesso, c'è Corni dice state calmi, sono giovani lo stesso, ci dà veramente l'idea di che chiunque può praticarlo, senza nessun problema, con passione basta. Allora, una cosa importante però... Oh, te, però, scusami! Però sali con me, eh! Io ci salgo così con te, io mi fido, eh! E che c'entra? Non ho mica paura! Andiamo, visto che è una certa età, scusa! Io vengo, non è mica che c'è problemi! Liberamola, libera! Liberamola, libera! Entra dentro l'anima!